Porca miseria. Via, 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 via. Ho preso la gola. E no, ci sono anche i robottoni. Porca di quella vacca. Non è facile sto pezzo, porca miseria. Ci sono anche dei robottoni giganti. Che rabbia. Ecco, lo sapevo. Anni di sbronze avevano lasciato il segno. Lo sapevo. Ma porca miseria! Mi metto qua e aspetto che arrivino. Lo sapevo che c'era quel maledetto robot rompipalle! E non viene nessuno? C'è un FIFA? Maledetto robot. Mazza, che roba gigante. Chi è che sei? Ho solo 6 punizioni, non va bene. Ne ho troppe poche. Porca miseria. Porca miseria, maledetti robot. Dove sono? Non ho neanche le... Puoi morire? E che cavolo! Porca miseria, adesso dopo... Sconfiggere i robottoni. Maledetti.
Dove sei? Faccio fuori una volta per tutte, dove sei? Tu che sei? Ah, eccoti qua. Ah, pure quello! Pure quel coso gigante! Mannaggia lui! Ma dai! Io te pensavo che non ci fosse, porca miseria. Tanto non ci sarà, no? Ehi. Alla fine l'hanno messo, quest'inferno. Porca di quella. Ecco, adesso io devo battere un coso corazzato con solo 9 di vita. E non si fa. E non si fa. No, ma adesso io sto coso lo distruggo. Bisogna eliminarlo, non possiamo. Come sto cambiando posizione? Ma dove arrivi tu? Devo toglierlo dalle scatole qualcosa. Ha solo problemi. Puoi morire. Ma porca miseria, è ancora vivo quel coso lì. Ma non è possibile. Non ho neanche munizioni, ma come faccio? Sì, prendiamo tutto quello che si può. Ok, quello è morto, però che cavolo. Non avere le munizioni per distruggere quel coso gigante e come. Porca miseria, come faccio? Allora, dobbiamo usare un po' di intuito. Si può fare. Dai, sei più veloce di.
Ma porca miseria! Vattene, vattene! Quanto è forte quel coso lì, porca miseria! Salvo. Ah, è l'ultimo che mi rimane. E che non hai le munizioni adatte per batterlo, porca miseria. Vieni qua. Vuoi morire? Io non sarei... Oh, alleluia! Esploso. Porca miseria. Adesso sì che ci divertiamo. E che cavolo. Ma pensa un po'. Ok. E fuggiamo. E che cavolo. Un altro bastardo nazista spedito all'inferno. Addio, Überkommandant Hans. Sentivo un forte impulso di fuggire da quella realtà. Ma non potevo. Non prima di aver spedito al creatore l'ultimo di quei nazisti. Non prima di aver vendicato il mio Jack. Il prossimo era l'uomo che lo aveva tradito. L'attore, produttore e collaborazionista Chuck Lawrence, un tempo agente sotto copertura dell'OSS, ora tirapiedi del Reich. Come molti traditori, quella serpe di Lawrence venne lautamente ricompensata per aver collaborato e promossa a capo produttore della propaganda americana. Lawrence era un uomo potente, con amici potenti. Beh, quell'uomo potente stava per incontrare la morte silenziosa. Ok. Gli studi della Paragon, la voce dell'America nazista, creatrice di propaganda spazzatura per le masse. Lo vedremo poi nel prossimo episodio. Ciao a tutti.